Chi non si sposta ma resta indebolita dai pesticidi e non supera l'inverno è l'ape. Anche l'Università di Bolzano è scesa in campo per lanciare l'allarme. Una famiglia di api in un giorno raccoglie una quantità così di polline, perlustrando almeno 700 ettari intorno ad ogni singola famiglia. E qui è dove troviamo i pesticidi. No? Qui troviamo, poi li mandiamo a analizzare, queste sono le provette che mandiamo ad analizzare. Il colore del polline è indicativo della specie botanica, per esempio questo colore arancione è il tarassaco. La cosa interessante è proprio questa, che ogni famiglia perlustra l'ambiente, e questo è il risultato di almeno 2 milioni di microprelievi ambientali ogni giorno che fa una famiglia di api. Su alcuni di questi campioni abbiamo trovato decine di pesticidi. Noi le vediamo morire in inverno quando non ci sono grandi quantità di pesticidi, ma in realtà questo è l'effetto dei trattamenti estivi. L'impatto su queste sentinelle della natura è devastante. La ricerca che abbiamo fatto ha veramente dimostrato che alcune sostanze, non tutte, probabilmente sostanze che sono più persistenti di altre, si spostano al di fuori del meleto anche di 10 km. Insomma, è stato veramente sorprendente, no? Devo dire che studio queste sostanze da qualche anno e non immaginavo di trovare queste sostanze fino a 10 km dal punto in cui sono utilizzate. Ma non è finita, perché l'equipe del professor Angeli ha trovato durante le ricerche tracce di endosulfano, un pesticida potentissimo che è in grado di uccidere un orso e soprattutto è vietato dal 2011 in gran parte del pianeta. Sono state trovate tracce di endosulfano dagli studi dell'Università di Bolzano. Allora, non so rispondere su queste cose. Non può venire qua e chiedermi dei studi che lei sa, io non so, no? Io devo avere l'opportunità di verificare. Ha ragione il direttore del Bauerbund, Siegfried Rinner. Non erano previste domande sui fitofarmaci, ma l'endosulfano ha sorpreso anche noi. Il rappresentativo Bauerbund ha le idee chiare. La transizione al bio per noi è lenta, per loro è prima di tutto costosa. La produzione biologica è nettamente più costosa di quella integrata, perché non serve a nulla se produciamo il biologico e non riusciamo a venderla a buon prezzo, e l'interesse comune dovrebbe essere al primo posto anche che le nostre aziende familiari siano in grado di sopravvivere. Quindi tra le priorità ci sono l'aspetto economico, ma a questo punto direi anche la salute. È sicuramente vero, e stiamo puntando anche su quella, però anche l'economia e il sociale sono sempre tre aspetti che devono essere e stare, andare pari passo anche sul biologico, che sicuramente raddoppierà nei prossimi anni. La percentuale bassa, si spera un poco di più. Siamo nel 2022, arriviamo al 2025, sono tre anni, ce la farete? In Italia abbiamo un tasso del biologico del 15,8%, no, non siamo poi lontani in Alto Adige da questo tasso. Però voi siete quelli che producono di più, cioè è sempre un discorso di proporzione, no? Sì, però il mercato è quello che è, no? I consumatori non comprano più biologico. Se comprassero più biologico, sicuramente a pari passo andrebbe la produzione, quello è sicuro.